Non aver mai potuto rivedere il suo corpo non ci ha permesso di chiudere il cerchio. Stiamo ancora elaborando il lutto. Emanuela Pedri riflette sui 3 anni trascorsi dalla scomparsa della sorella Sara. Era il 4 marzo 2021 quando la 31enne ginecologa, originaria di Forlì, sparì improvvisamente dalla sua casa a Cles, Trento, dove si era trasferita per lavoro. Il giorno precedente Sara si era dimessa dall'ospedale, lamentando le continue vessazioni subite nel suo reparto. Gli inquirenti, insieme ai familiari, ipotizzano che Sara possa aver deciso di porre fine alla sua vita a causa di questi maltrattamenti. Nonostante le ricerche lungo le rive del lago di Santa Giustina, vicino al luogo in cui è stata ritrovata la sua auto, non è stata trovata alcuna traccia di Sara e le operazioni di ricerca sono state interrotte. Questo è quanto spiega la sorella. Non ci saranno più ricerche, anche se il capitano dei carabinieri di Cles, Guido Quatrale, ci ha promesso che nella zona del lago gli occhi saranno sempre aperti. Il calore delle persone ci ha permesso di trasformare l'assenza in presenza. Nonostante ciò, la famiglia non ha altra scelta che continuare a sperare. Emanuela continua. All'inizio mettevamo in discussione persino l'esistenza del futuro. Sapevamo che il tempo guarisce le ferite, ma nel nostro caso è stato complicato. Noi non abbiamo mai visto il corpo di Sara. In seguito alla scomparsa della ginecologa, sono stati trascinati in tribunale per maltrattamenti Saverio Tateo e Liliana Mereu, all'epoca primario e vice primario presso l'ospedale Santa Chiara di Trento, dove Sara lavorava. Secondo quanto testimoniato da 9 colleghi, l'accusa denuncia ingiurie, intimidazioni, atteggiamenti denigratori, minacce di sanzioni disciplinari, indagini punitive per ogni minimo errore, ridimensionamento del ruolo del personale, comportamenti vessatori dettati da motivazioni personali anziché da errori professionali specifici. Tali comportamenti, secondo gli investigatori, hanno creato paura costante, umiliazione, sofferenza, annichilimento e stress lavorativo quotidiano e generalizzato, danneggiando sia il personale medico che quello infermieristico. A ciascuna presunta vittima sono stati contestati 7 o 8 episodi. L'ex primario Tateo ha sempre negato le accuse. Non sono il mostro che tutti dipingono. Secondo lui, i problemi di Sara avrebbero avuto origine prima del suo trasferimento a Trento. Sarà il processo a determinare le responsabilità. Nel frattempo, Emanuela Pedri si è impegnata intensamente per evitare che ciò che è accaduto a Sara si ripeta. Per sostenere tutte le persone che si trovano in situazioni simili a quella vissuta dalla sorella, ha fondato un'associazione contro il mobbing, chiamata Nostos, che significa viaggio in greco. Emanuela spiega. Un viaggio come quello di Ulisse nell'Odissea, verso casa, verso il nostro io interiore, da ricercare quando il lavoro è logorante e ci sentiamo denigrati. Io sarò la presidente. La mia voce sarà Gabriella Marano, la psicologa che ha fatto la perizia di Sara. Sarà vicepresidente anche Nicodemo Gentile, il nostro legale. Negli anni la famiglia ha ricevuto innumerevoli lettere da persone che si sono apertamente confidate con Sara, quasi come se fosse ancora tra noi. Queste persone condividevano storie personali e nutrivano la speranza che coloro che subiscono maltrattamenti sul posto di lavoro possano trovare il coraggio di denunciare le ingiustizie. La storia di Sara è stata portata sul palco del Teatro Piccolo di Forlì in uno spettacolo benefico, intitolato «Le foglie non si riposano mai». Questo evento è nato dal desiderio della famiglia di mostrare come, nonostante il dolore della perdita, sia possibile colmare il vuoto con un progetto che contempla un futuro migliore.